Torniamo in Friuli Venezia Giulia perché Gorizia è uno dei pochissimi capoluoghi in Italia a rispondere alla quasi totalità delle richieste di iscrizione agli asili nido. Inoltre, con l'inaugurazione della struttura in lingua slovena, unica in regione gestita da un ente pubblico, si è completato anche il ciclo di istruzione appunto dedicato alla comunità slovena. Gorizia è tra i pochi comuni in Italia a far rispettare i parametri chiesti dall'Europa in merito all'assistenza familiare. Vediamo il servizio di Alessandro Bonfanti. L'asilo nido è un servizio che permette a molti genitori, mamme in particolar modo, di poter lavorare senza grossi patemi d'animo. È dimostrato che dove i servizi per l'infanzia sono più sviluppati, il lavoro delle donne fa crescere dell'8% il PIL della nazione. Quindi l'asilo nido è un incentivo allo sviluppo del paese. E Gorizia è l'unico capoluogo regionale che ha quasi raggiunto l'autosufficienza in questo segmento dell'istruzione di un bimbo. Infatti, con l'inaugurazione della struttura nido con lingua di insegnamento slovena, unica in tutta la regione gestita da un ente pubblico nel capoluogo isontino, si stanno rispettando i parametri stabiliti dall'Unione Europea a Lisbona in materia di assistenza alle famiglie. E Gorizia è l'unico capoluogo del Friuli Venezia Giulia e tra i pochissimi in Italia ad aver centrato questo obiettivo. Finalmente si completa il ciclo dell'istruzione slovena a Gorizia, dalla nascita fino alla maggiore età. Questo credo che sia un segno di civiltà della nostra città, nella quale convivono due etnie diverse, in pace fra di loro, in armonia, superando qualsiasi contrasto del passato e soprattutto guardando al futuro. Con la società in cui viviamo oggi costringe i genitori in qualche modo a lasciare i bambini coi nonni per chi può, ma credo sia anche utile portare i bambini in strutture dove appunto giocano tra di loro, hanno un'assistenza e anche un'assistenza ovviamente educativa in lingua slovena. Questo finora mancava nella città di Gorizia ed è stata riempita quindi questo vuoto. Mi sembra un giorno di festa oggi per noi.